Ciao e bentrovata sul canale. Oggi parliamo di spacchettamento, in quanto ho fatto alcuni acquisti su Lookfantastic perché c'erano diversi sconti molto molto interessanti e quindi ho deciso di condividere con voi il contenuto del mio pacco. La prima cosa che ho preso era tratta da tantissimo tempo, l'ho provato già ma era in formato mini. Ho preso questo gel d'aloe. È aloe al 99% e in più ci sono piccole percentuali di altre cose molto molto utili, tipo estratti di frutti come del cetriolo, melone, centella asiatica, insomma diversi ingredienti molto molto validi. E quindi, siccome la mia pelle, come già ho spiegato in altri video, questo periodo è molto molto provata, brufolini, fastidi vari, ho deciso di prendere questo flacone così grande, è da 250 ml. Ed è molto comodo perché ha questa valvola che ne regola l'uscita del prodotto. Essendo gel d'aloe è un pochettino appiccicaticcio, però insomma, proprio gel d'aloe ad essere fatto così, e ha un profumo molto molto gradevole. Quindi lo andrò ad utilizzare su tutto il corpo, sul viso, si assorbe subito, praticamente già asciutto, e lascia questa sensazione di freschezza. Lo uso tanto anche d'estate, sperando che questo tempo ci grazie e inizi a far comparire un po' di sole, perché è ottimo anche dopo aver preso il sole o per esempio se vogliamo fare un po' di, diciamo, di beach wave ai capelli, magari quando appunto ci esponiamo al sole o dopo il bagno. Insomma, è ottimo, è veramente un passepartout il gel d'aloe, e questo qui di Olica Olica è fantastico. Lascio poi nella descrizione del video tutti i vari riferimenti per l'acquisto. Poi ho preso un'altra cosa che cercavo da un po' di tempo, e è il Duraline di Inglot. Questo Duraline praticamente è una confezione con contagocce, perché si usa veramente a gocce, e va a far rivivere un pochino, diciamo rivitalizzare un pochino i prodotti che si sono magari seccati, come per esempio il liner gel proprio sempre di Inglot, così come se vogliamo creare degli ombretti liquidi o cremosi da delle polveri, o anche per rendere waterproof alcuni tipi di prodotti. Quindi lo uso sia per me stessa che anche per truccare altre persone. È molto molto comodo. Poi un'altra cosa professionale che mi serviva è il Paint Pot di MAC colore soft ochra, che è questo ombrettino. Anzi, più che altro è una base per l'ombretto in colore ocra, quindi molto molto chiaro, molto molto tenue, e è appunto perfetto come base, come primer per gli occhi. Poi ho preso questo primer di Maybelline Baby Skin minimizzatore di pori. Vediamo se riesco a far vedere la differenza tra prima e dopo. Ovviamente base siliconica, ma si sa che questo è l'unica soluzione per combattere, diciamo, i pori, e questo è l'effetto. È trasparente, quindi non dà nessun problema, e va proprio a sottigliare la grana della pelle per evitare che si veda poi sotto il make-up. Quindi, diciamo, è ottimo quando devo andare a fare dei trucchi e via dicendo. Poi in ultimo ho preso, questo era veramente in super sconto e non potevo non prenderlo, il Power Lashes di Clinique, ossia il set composto da, ancora non l'ho aperto, aspettavo di fare il video, composto da tre prodotti. Il primo è la mini taglia di All About Eyes, che è una crema gel anti rughe, anti borse, quindi per il contorno occhi, che ha un buonissimo odore e è super super virale. Quindi non l'ho mai provato questo qui, ma voglio provarlo e vediamo se effettivamente va a ridurre le borse e a minimizzare le occhiaie come dice. Come ingredienti non è male. Al suo interno c'è l'estratto di mora, caffeina, fitosfingosine, insomma, senza che questo entrare nel merito su che cos'è, serve comunque per ridurre il gonfiore agli occhi. E ci sono anche tanti altri estratti di piante come la scutellaria, le proteine del latte, insomma, diverse cose, tè verde, insomma, tutti i piccoli ingredienti che servono proprio per
ridurre sia le rughe sul contorno occhi, ma appunto anche gli altri anestetismi, quindi vedremo. E poi c'erano anche altri due prodotti, ossia il mascara a lunga tenuta, non è waterproof ma è long lasting, e la matita quick liner colorazione marrone. Ultimamente sto rivalutando molto le matite marroni perché le trovo molto più naturali rispetto al nero, però riescono comunque a dare un look super intenso, quindi insomma l'ho voluto proprio per queste ragioni. Quindi questo era lo spacchettamento dei prodotti che ho preso su Lookfantastic. Ripeto che vi lascio nella descrizione tutti i vari link ai prodotti perché ci sono veramente tante tante offerte. E quindi questo era tutto. Voglio mostrare all'azione il Duraline. Mi si stava seccando per esempio questa pomade di Mesauda. In questo caso basta veramente alzare una sola goccia all'interno del vasetto e proprio va a ammorbidire subito il contenuto, quindi veramente veramente comodo. Piuttosto che ricomprare continuamente i prodotti, questo permette di allungarne la vita. E ricomincio subito a scrivere. Super super consigliato, nel caso aveste appunto di questi problemi sappiate che è uno dei migliori in commercio, veramente uno dei migliori. Il formato è da 9 ml ma dura tantissimo perché appunto si usano poche gocce e rigenera i vari prodotti, così come nel caso servisse da rendere un prodotto a lunga tenuta, come ad esempio mascara, si può tranquillamente usare e appunto diventa waterproof, quindi veramente consigliato. Quindi per questo video è tutto, spero che questo spacchettamento vi sia piaciuto. Ho fatto subito il video senza neanche aver aperto, proprio così al volo, perché se non sbaglio attualmente stanno ancora al 25-30% di sconto, quindi insomma un ottimo risparmio, insomma si può risparmiare veramente tanto. Grazie come sempre per l'attenzione, ci vediamo al prossimo video.